stati anni belli, possiamo sicuramente chiamarli i migliori anni della nostra vita. Dico, sono passati 20 anni, non è che sono passati pochi da quel tempo, eppure quello che sento io è uguale a prima e vedo che la gente, ma anche le persone giovani che magari hanno vissuto da bambini o in età così proprio da scolaro, quell'esperienza se la ricordano perché anche per loro è stato importante. Per fortuna che abbiamo vinto, così posso tornare tranquillamente. No, è un'esperienza bella, d'altronde non avevo dubbi. E quell'esperienza se la ricordano perché anche per loro è stato importante per tutta la città, è stato un veicolo il calcio, grazie a una regina che si è proposta in B, in A, in maniera brillante, il presidente Foti, insomma, il direttore Martino, Jacopino, queste erano, diciamo, le persone più importanti che hanno portato la regina a quei livelli. E quindi una bellissima cosa, una città che era, risplendeva anche della regina e viceversa, c'era la regina che faceva parte di una città in evoluzione continua. Ricordo un particolare di quegli anni, che nel periodo in cui andavamo male, anche quell'anno forse in B, c'era un sottofondo che poi abbiamo ricordato insieme ai ragazzi della curva, che diceva: Colomba vattene, Colomba vattene. E allora ogni tanto mi telefonava qualcuno, me lo diceva e portava bene. Allora, siccome portava bene, poi ce lo siamo portato fino alla fine del campionato, abbiamo vinto il campionato. Però l'altra sera, ieri sera, è stato bello proprio per questo, perché c'è un rapporto che è rimasto e questo mi fa piacere. Io sono contento che la regina mostri questo volto, un volto pratico, un volto concreto. Sono contento che Pippo sia un ragazzo concreto, lui che ha vissuto il calcio di altissimo livello, però sa benissimo che bisogna fare della concretezza l'arma vincente. E a distanza di quasi 20 anni, il record che lei ha stabilito di allenatore con più presenze sulla panchina Amaranto ancora resiste. Eh beh, insomma, dai, quello è una bella soddisfazione, anche perché Maestrelli, insomma, è stato un pilastro anche lui di questa società, di questa squadra, quindi vuol dire che c'era un rapporto che procedeva bene. È chiaro, come tutti i rapporti, poi si può arrivare a un momento in cui termina, ma sono rimasti buoni rapporti comunque, le relazioni sono importanti e sia col presidente sia col direttore, insomma, Jacopino, che è in trasferta anche lui adesso al nord, quindi ci sentiamo sempre. È stata una bella storia.